Speak slowly, please. You're not alone here. Ma guarda se arriva questo. Di solito è tanto puntuale. E per la cronaca avevo chiesto un prosecco, non una spremuta di pompelmo. Ciao, Ada. Scusa per il ritardo, ma c'è un sacco di traffico. Non importa. Amore. Sono tanto contenta di vederti. Davvero? Anch'io. Posso? Prego. Ti trovo in splendida forma, stai veramente bene. Ce l'hai ancora con me? No, perché lo pensi? Oddio, oggi non ci conosciamo dai tempi dell'asilo, io lo conosco quello sguardo. Tu non mi hai ancora perdonata. Vabbè, lasciamo perdere. Dimmi perché hai voluto vedermi. Ma ce l'hai ancora con me? Ma che cosa ti aspettavi? Eri la mia migliore amica, io mi fidavo di te. E tu che cos'è che fai? Mi porti via il ragazzo. L'unico che si sia mai accorto di me, l'unico che io abbia mai amato. Roger. Roger, sì. Proprio lui. Lo convinco a trasferirsi da Londra in Italia per mettere su casa insieme a me. E tu che cos'è che fai? Te lo porti a letto e ti ci metti insieme, poi con tutti gli uomini che ti corrono dietro. No, aspetta che c'è una macchia di rossetto sulla faccia. Avrei anche potuto perdonarti, se solo tu l'avessi reso felice. Invece tu cos'è che fai? L'ammazzo di botte, tutti i giorni. Lo umilio, in pubblico. E poi gli do del credino davanti al suo datore di lavoro. Io ho anche saputo che gli hai spezzato un dito mandandolo all'ospedale. Sì, è vero, è tutto vero. Senti, ma che ci devo fare se mi manda in bestia? Mamma mia, sarà con la flemma britannica. Gina, per l'amor del cielo, come facevi a sopportarlo? Io lo amavo. Adesso come sta? Ma ti dirò, non è che se la passa tanto bene, Oddio, mi direi ha vomitato sangue. Io gli ho detto di farsi le analisi. Ma lo sai come Roger un vigliacco? Ma si è messo in mente che c'è una malattia incurabile. Gina, guarda, io veramente non lo sopporto più. Non lo vorrei lasciare proprio adesso che lui ha più bisogno d'aiuto. Saresti una vera carogna. Non lo so. Gina, ma dimmi la verità. Tu gli vuoi ancora bene? Sì, sincera, te lo riprenderesti? Io non l'ho mai dimenticato, ma figuriamoci se lui... Ma guarda, se, che lui t'ama ancora! Pensa che l'altra volta nel sonno faceva pure il tuo nome, diceva Gina, Gina, where are you, Gina? Non è vero, lo dici solo per sbarazzarti di lui. Te lo giuro, tira ancora nel portafoglio una tua foto! È vero. Se tu te lo riprenderesti... Riprendessi. Riprendessi, vabbò! Io mi farei da parte. Me lo sai che le malattie mi fanno orrore. Se Roger stesse male, non gli sarei di nessun aiuto. Lui ha bisogno di una persona come te, così disponibile, così paziente, così devota. Ma veramente? Prova a chiamarlo uno di questi giorni. Vedrai che ne sarà felice. Voi due siete fatti l'uno per l'altra. Promettimi che lo chiamerai. Grazie. Adesso vado. Allora, se dici che lui mi pensa ancora, magari domani lo chiamo. Brava Gina. Ci sentiamo, eh? Pronto, Roger? Sì, sono io. Sì, Ada c'è cascata. Si crede che tu sia malato e ti lascia a me. Sì, ho avuto un'idea geniale, no? Farti vomitare tutta quella roba rossa. Adesso siamo liberi di tornare insieme. Cosa? Ma che cosa vuol dire? Ma che cosa si... Che cosa vuol dire che adesso ti ammalerai davvero perché questo scherzo ti ha portato sfortuna? No, no, no! Ah, certo, sì, cioè, sì.
Io ti libero da quella pazza e tu cosa fai? Mi diventi superstizioso, Roger! No, cosa? No, no, Roger, ascoltami bene. Niente storie.